Entrano nel vivo all'ACOS di Novi Ligure le iniziative dedicate alla 16ª edizione di Impianti Aperti, che ha lo scopo di far conoscere ai cittadini la complessa macchina tecnica e organizzativa dell'erogazione di servizi rinunciabili per la collettività, quali l'acqua potabile e il successivo recupero e trattamento in sicurezza delle acque reflue. Le visite delle scuole sono in corso, ma nei prossimi giorni ci saranno altre manifestazioni. Più avanti poi sarà la volta della festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà. In programma il 24, 25 e 26 maggio, ma ne sa di più per noi Enrico Maria, vediamo. Rispettare l'ambiente, promuovere valori fondamentali come l'amicizia e la solidarietà. Per questi motivi, tra gli altri, vi partecipano l'Associazione Ascolta l'Africa e l'Associazione di Volontariato Vincenziano. E poi tanto divertimento. Sono questi gli elementi che a Novi Ligure sanciscono il successo della Festa dell'Acqua, dell'Ambiente e della Solidarietà, la tradizionale manifestazione giunta alla 16ª edizione, organizzata dal gruppo ACOS e Gestione Acqua, che quest'anno può contare anche sulla collaborazione di SRT, società pubblica per il recupero e il trattamento dei rifiuti. Come da copione, la festa organizzata nel parco dell'acquedotto Pagelle Bottazzi di Bettola e di Novi garantirà ai visitatori un ampio programma di eventi e iniziative. E quest'anno per la 16ª volta apriamo i nostri impianti alla cittadinanza, alle scuole in particolar modo. Quest'anno noi abbiamo cercato di fare sistema non solo come ACOS SPA e quindi di ricaduta gestione acqua e le società controllate da ACOS SPA, ma anche con SRT, che sarebbe il consorzio che gestisce la discarica comunale. Abbiamo cercato di fare sistema appunto per sensibilizzare e per portare tutte le società che si occupano di ambiente, quindi dai rifiuti, dall'acqua, dalla pulizia delle strade, eccetera, eccetera, perché diano una spinta in più per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.